ragazzi, stasera ginnastica della Laura che ci fa diventare cosa? Stasera da dove partiamo? Stasera partiamo dall'addome per avere una pancia da urlo. Ragazzi, andiamo esibire, addominali da urlo da esibire sul bagnasciuga. Pronti? Brava Laura. Aspetta che allora ci mettiamo messi così, perché qui abbiamo un po' di gente che segue dietro Laura. Ma è giusto. Oh, ma finalmente degli uomini, meno male. Uomini e donne. Leli. Ecco, io vorrei avere Leli in prima fila, però. Vorrei avere Leli in prima fila io, però. No. Ok. Come partiamo? Allora. Prepper. Facciamo tre serie da 20, ok? Crunch normale, quindi prendiamo il materassino o la moquette o quello che avete, anche un asciugamano per terra, ci sdraiamo, io non so se è buco, ci sdraiamo, le gambe leggermente piegate, ok? Le mani dietro la testa e veniamo su. Ok, quando salgo butto fuori l'aria. La cosa importante è pensare di avere una mela, visto che non la possiamo mangiare, una mela sotto il mento, in modo tale da tenerlo staccato dallo sterno. Quindi guardare con gli occhi per aria, insomma. Esattamente. E così sono 3 per 20. 3 per 20? Yes, 3 serie da 20 ciascuno. Con la pausa in mezzo o no? Una pausa di 1 minuto. Ok. Non sento il fiatone però, com'è? Com'è che sei il fiatone? Sì, ma Kappa, di la verità che tu stai mangiando le patatine invece di far ginnastica, io lo so. Io? No, no. Io speravo partissi dall'addome, perché io gli squat li ho fatti, Sei brava, oggi. Brava, brava. Ok, dopo questo cosa facciamo? Dopo questo, facile facile, qui ci vuole il cronometro. Oppure tanta memoria, io uso il cronometro, facciamo il plank. Wow, mi piace! È l'esercizio preferito della Jo. Vai, qua sono forte! Vedo che là ci stanno già abbandonando comunque, vedo che là di dietro ci stanno già abbandonando. Vedi? Elisa, dobbiamo fare il plank, non andare in cucina. Qua c'è. Allora, per plancare correttamente dobbiamo tenere i gomiti sotto la linea delle spalle, ok? Ok. Le gambe leggermente aperte, ok? Salgo. Le mani sono con i palmi rivolti verso il pavimento e rilassate. Ok, meglio così, così ti vedo meglio, dai, vai. E devo tenere la scapolina chiusa. Quindi un buchetto e siamo così 40 secondi. Via! Perché nessuno parla? Com'è che non parla nessuno? Se volete vi faccio la presentazione del biohacking in plank. Dai, ragazze, dai Gio, siamo tutte orecchie. Ragazze, dobbiamo diventare la miglior versione di noi stesse. Biohacking. Lunedì presentazione da urlo. Ci siamo. Ma che belle tette che ha la Gio. Ma che belle tette che ha la Gio. Hai visto che roba? Sembra quasi rifatta. Ma lì ci andiamo tutte quante insieme a 50 anni. A 50 anni tutte rifattele. Così. Finiti i primi 40 secondi. Poi breve pausetta e lo ripetiamo altre 2 volte. Ok. Elisa, non vale fare la foca spiaggiata. Guarda che ti vedo. Qui dietro c'è una
una mandria di schiappe qua dietro. Di sfaticati. Sfaticati. E la nonna sarei io, eh? Esatto, esatto. Si vede che non prendono i chettoni di dietro. Esatto. Me. Si vede. Oggi due. Dopo che abbiamo fatto per tre volte il plank, passiamo ad allenare gli addominali bassi, questi qua. Ok. Quelli che ci fanno venire la pancetta. La pancetta fiappetta. La pancetta fiappetta. Per farlo cosa facciamo? Ci mettiamo sdraiati per terra. È bellissimo, c'è il mio culo e il mondo visione praticamente, perfetto. Allora, sdraiati per terra sulla schiena, gambe in alto, se ci riesco, gamba stesa. Se faccio fatica, gamba leggermente flessa, piede a martello, le manine sotto il sederino, sotto il ciapè. Ok. Ok. Le spalle e la schiena non si devono staccare da terra. Scendo con le gambe fino a che non sento tirare l'addome e poi salgo. Oh, Dio, sono brava! Questi mi piacciono! Quanti, Auri? Quanti? 150. No, ok. Tre serie. Sì, anche qui tre serie da 15. Oh, ma sei buona! Brava, K! Bravissima! Oh, lì c'è un incrocio che se l'Elisa fa tanto che alzo troppo tardi si dà un incrocio. Se io muoio, sapete il perché? Non vuole far ridere però. Qua non è un ambiente serio però per far ginnastica. Boh. C'è poca concentrazione, c'è poca concentrazione. Ma meno male che questi addominali qua, questi sono il mio forte. Benissimo. Dopo che ho fatto le mie tre serie da 15, lì abbiamo Cavicchioli che è venuto a fare il tifo. Ma chi è Cavicchioli? Ho sbagliato, Mignoli. E ti ha fatto troppo spinning oggi, ha fatto troppo spinning. Va bene, adesso io lo chiamo l'addominale dei calciatori. Tocco caviglia, quindi mi rimetto nella posizione di prima, piede a martello, gambe tese in alto, con le braccia mi vado a toccare la caviglia, gambe chiuse. Ok, quante? Anche qui ne facciamo 3 per 15. Mi raccomando, non sono le gambe che vanno verso le braccia, ma sono le braccia che vanno verso le gambe. Piccolo dettaglio che fa la differenza, però. Sempre il mento staccato. L'Elisa fuori l'anima. Campa, ti sei già fermata? Eh? No, ne ho già fatti 15, pistola. Ma. Vuoi che ti faccio vedere? Brava, fanne altri 15, fagli vedere qua. A questa schiappa. Non te la cazzi e vediamo un ciopetto. Oh, qua si stanno affannando, eh? Qua sulla mia sinistra ci danno, eh? Non è vero. Basta. È cotto, morto. Benissimo. E questo è il circuito per la pancia piatta. Ok, quante volte ripetiamo? Ok, dai, ripeti. Ripetilo così ce lo ripetiamo. Ce lo la schiena prevede. Allora. Il crunch a terra. 3 per 20 con 30 secondi di pausa tra una serie e l'altra. Ok, e poi ricominciamo. Il plank, anche questo fatto 3 volte, ciascuna volta devi stare su 40 secondi. Ok. Poi il leg raise, quindi quello dove hai le gambe che vanno su e poi tornano giù. Anche qui lo rifacciamo 3 volte, ogni volta lo facciamo 15 ripetizioni. E poi il crunch tocco caviglia, quindi dove le braccia vanno a toccare le gambe in alto,
anche questo lo rifacciamo 15 volte per 3 volte. Ok, perfetto, aggiudicato. Perfetto. Ma quindi dobbiamo fare il circuito. Benissimo. Scusate, poi? Dobbiamo fare il circuito. Uno, il primo esercizio, il secondo, il terzo e il quarto, poi lo ripetiamo 3 volte, o 3 volte il primo, 3 volte il secondo, 3 volte il terzo, 3 volte il quarto. Tre volte il crunch, tre volte, una volta lo shape, tre volte il crunch, no scherzo. La barretta quando la prendi. La barretta e la domenica, la domenica. Una volta la barretta. Allora, tre volte il crunch, tre volte il plank, poi fate un circuito con la grace, crunch, tocco caviglia. La grace, okay. Crunch, tocco caviglia, la grace, crunch, tocco caviglia. Ok, perfetto, ci siamo. Benissimo, perfetto. Quindi perfetto, abbiamo capito, ci vediamo al prossimo circuito che sarà invece per le sale pepe, le braccia sbollicce, le tendine. È il mio, sbollicce. È il mio, ragazzi, è il mio, è il mio. Okay, okay, circuito, braccia. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! Ciao, ciao!